Proviamo il nuovo cannone vinto alla Skeleton Gun. La Laser Power Game. Mettiamo un bel jig da 60 grammi. Eccola qui. Canna maneggevole, nonostante è lunga 3 metri. Recupero velocissimo. Bella prova. Bella prova. Ecco qui. Primo pesce per la bellissima canna della Shimano vinta alla Skeleton. Eccola qui, riccioletta di branco potentissima. Camo te le lascia, aspetta. Guardatela,
liscio. Fat Power Game, prima uscita, due bei pesci. Vediamo questo qui che cos'è. Dovrebbe essere un'altra riccioletta. Vedete nell'onda, ragazzi? Sì, due bel pesci, ragazzi. Due. La rilasciamo. Riproviamo. Mangiano sul jig da 45 grammi, Mucho Lucia. Bella botta, cazzo, che botta, cazzo, che c'è mozzica di uno di questi, guarda che l'Esat Power Game e Twin Power 5000 SV. La taglia è sicuramente piccola per questa attrezzatura, ma sono divertentissimo. Mazza quanto sono divertente. Bella chissà. Ah, corsa in giallonda. Attenzione. Eccola. Questa è più grossicella. Mucho Lucia.
l'Esat Power Gale vinta alla Skeleton Ricciola. La rilascio, infatti adesso la rilasciamo come le altre due. Che pescata, ragazzi, mamma mia. Procediamo al rilascio. Terza riccioletta, presa Power, stupenda. Vai, ce la fa, sì, eccola, via. Dovrebbe essere sempre riccioletta. Vedete la curva della canna. Questa non è molto forte. Vediamo se sia sempre una riccioletta. No, tonnetto alletterato. Piccolo tonno alletterato. Pescata eccezionale, pescata davvero eccezionale, pescata davvero eccezionale, ragazzi, pescata davvero eccezionale. Non ho tempo di fare foto, ma io utilizzerò i fotogrammi, ma pescata davvero eccezionale, questo lo rilasciamo anche. Bisogna sbrigarsi perché questi campano poco. Alletterato, bellissimo. Guarda, via, e là, le donne, ce la fa, ce la fa. Ossigenato, ossigenato, ce la fa, via. Ancora. Ok, quarto pesce con la Lesat. GoPro Highlight, GoPro Arresta Video.